Giovan Giorgio, grazie di questo invito dopo tanto tempo, finalmente. Benvenuta Giulia, è un piacere, non vedo l'ora di farti visitare il mio giardino, si chiama La Vignaccia, prego. Grazie, entriamo. Andiamo, sì. Giulia, ci troviamo nella, forse nella parte più bella del giardino, all'interno di questa grottesca, che è fatta, composta da queste pietre a sbalzo, calcaree, e la Capilvenere all'interno che l'ha tutta colonizzata, in fondo il muschio, e invece all'esterno tutta la pietra, la nostra bellissima pietra in nefro, sì, che è una pietra ormai estinta, che non si trova sì, più. Questo l'ho scoperto proprio qui a Rocca al Vecce, non a caso, perché non sapevo neanche dell'esistenza di questa pietra, che è un po' come il peperino, però un po' più grezza, meno lavorata, vero, meno raffinata, e che si è un po' estinta. Assomiglia molto alla basaltina che si estrae ancora a Bagnoregio. Molto bella. Come puoi vedere abbiamo una grandissima varietà di piante qui nel giardino, questo nocciolo per esempio, molto antico, anche delle piante esotiche, le palme e poi ovviamente tutte le piante molto comuni qua nella nostra zona, il rosmarino, la salvia che qui cresce a cespugli enormi. Queste piante sembrano molto giovani, quindi le hai messe da poco? Sì, queste sono state piantate qualche anno fa, crescono molto lentamente, quindi sembrano giovani, ma in verità comunque già questa avrà 7-8 anni. Ah, incredibile! E hanno trovato il loro habitat qui in quest'area, sì, nonostante non sia tropicale? Sì, esatto. È un albero secolare, mi hai detto, vero? Quanti anni avrà più o meno? Sì, questa è una quercia, e circa 300 anni. Mamma, che bello! È sicuramente la pianta più antica che abbiamo, più anziana che abbiamo qui nel nostro giardino. Queste piante, soprattutto poi quando sono così datate, no? Dice che trasmettono molta energia. Non so se tu ci credi. Sì, assolutamente, trasmettono tantissima energia, e è bellissimo poterne godere, poterle stare qui all'estate, all'ombra, a godersi un po' all'ombra di questa enorme quercia. Eccoci qua Giulia, ci troviamo nel giardino all'italiana, composto di queste siepine di bosso. Abbiamo visto tutte le bellezze di questo giardino, tutte le parti più belle, più particolari, e adesso andiamo a visitare il castello. Bene, va? Assolutamente, andiamo. Eccoci Giulia, siamo entrati
all'ingresso, nella sala d'ingresso del castello e del piano nobile. Meravigliosa, assolutamente meravigliosa. E questi quadri sono i quadri dei tuoi antenati, per esempio? Esatto, perché la mia famiglia è proprietaria di questo castello da più di 300 anni e qui abbiamo tutti i ritratti dei miei antenati post-acuti. Adesso ti mostrerò anche le altre sale del castello e poi ci andiamo a bere un bicchiere di vino di fronte al caminetto. Fantastico. Che ne dici? Assolutamente. Andiamo. Che vista, eh? Meravigliosa. Guarda, qua davanti vediamo Sant'Angelo di Rocca al Vecce, che è diventato recentemente famoso grazie ai suoi murales che riusciamo a vedere. E si vedono molto bene. Da questa parte invece si vede il castello Orsini di Bomarzo. Sì. E in fondo Soriano nel Cimino e il Monte Cimino ovviamente. Invece ad ovest c'è Celleno, il famoso borgo fantasma, bellissimo. Sì, è questa valle che ci separa. Guarda Giulia, qui ci troviamo nella sala del Berceau. Questa è stata fatta affrescare alla fine del Settecento ed è stato disegnato un chiosco, un Berceau, una parola di origine francese. E in fondo, in quell'angolo, si intravede anche un vulcano fumante, che è il Vesuvio, perché abbiamo anche origini napoletane da parte della famiglia del mio bisnonno. E in quest'angolo anche una ferrovia, la prima ferrovia costruita in Italia, la Napoli Portici. Guarda Giulia, qui ci troviamo in questo salottino dove è presente un forte piano realizzato alla fine del Settecento, uno strumento che è stato costruito proprio per la mia famiglia, per i Costacuti, e si trovava fino a qualche anno fa a Roma nel Palazzo Costacuti, Piazza Mattei, e questo è un salottino di una delle nostre suite, perché da qualche anno abbiamo iniziato anche un'attività ricettiva all'interno del castello e offriamo camere e suite per ospiti da tutto il mondo. Sì, si parla da tempo ormai di alberghi diffusi. Ma perché alberghi diffusi? Alberghi diffusi perché l'Italia è ricca di borghi magnifici, antichi, come questo, come Rocca al Vecce, che danno la possibilità di ospitare turisti, viaggiatori, anche in appartamenti diffusi all'interno di uno stesso paese, di un piccolo borgo. Giorgio, mi chiedo, che significa ai nostri vivere in un castello? Una sensazione bellissima, è un onore ed è veramente un privilegio. Non è ovviamente una cosa che capita a tutti. Sappi però che non ho sempre vissuto qui in questo castello, ma sono nato a Roma e per 25 anni lì ho vissuto, e soltanto 12-13 anni fa ho deciso di trasferirmi qui in questo posto, a Rocca al Vecce, in questo castello, e un po' alla volta ho conosciuto questo posto e ne ho preso possesso e ho preso confidenza di questi spazi che in gioventù non avevo mai frequentato, perché il castello prima degli anni 90 ha vissuto una lunga fase di abbandono e di decadenza. Infatti so che questo castello, prima di essere così sontuoso, meraviglioso come appare ora, direi perfetto, impeccabile,
ha vissuto anche anni di abbandono, un po' di decadenza, e poi grazie a tuo padre, della sua grande, diciamo, perseveranza, anche determinazione e coraggio, è stato riportato allo splendore, riportandolo anche un po', se vogliamo, ai suoi tempi e alla sua origine di quando è nato. Esatto, è successo proprio che quando mio padre, all'inizio degli anni 90, è andato in pensione, ha voluto realizzare quello che era un sogno che aveva nel cassetto sin da quando era giovane, e che era appunto quest'opera di ristrutturazione, di recupero di questo castello che da ormai più di 300 anni appartiene alla mia famiglia. Tutte le opere che sono state apportate all'interno del castello per poterlo rendere fruibile alla modernità, e quindi aria condizionata, pensiamo, wifi, addirittura ascensore, sono perfettamente camuffate e invisibili. E questa è un'opera ingegneristica, direi spettacolare. Sono stati fatti dei lavori veramente importanti sotto tutti i punti di vista. E il lavoro più grande, secondo me, il lavoro proprio più importante è stato proprio questo di cui hai accennato, il mascherare in un certo senso, il risaltare gli aspetti storici, le decorazioni, gli aspetti architettonici più di rilievo storico. E cercare di mascherare invece quelle che sono state le innovazioni moderne. Quindi possiamo dire che ora tu porti il testimone. Tuo padre ha lasciato a te il compito di continuare e perseverare in questa opera di conservazione del castello e di renderlo addirittura fruibile a quanti vogliono vivere una notte da favola, perché no, una settimana, una vacanza, un sogno, un'ora di miele. E in un certo senso è successo proprio questo, un po' per caso. Effettivamente adesso mi occupo in prima persona della gestione di questa attività che è partita con mio padre, e adesso ho questo compito, diciamo, a volte è un impegno gravoso e altre volte invece mi dà grandi soddisfazioni. Però sono comunque soddisfatto della scelta compiuta circa 12-13 anni fa, quando ho deciso di trasferirmi da Roma e venire a vivere qui a Rocca al Vecchio. A questo punto non ci resta che fare un brindisi. Sì, a cosa vogliamo brindare? Innanzitutto a questa magnifica giornata insieme e poi anche alla bellezza che ci circonda. Siamo fortunati di vivere nella Tuscia, nel Viterbese, una zona magnifica, e direi anche un brindisi a noi e a tutte le persone che cercano di preservare e di mantenere questa bellezza per far sì che anche le generazioni successive ne possano godere. Benissimo, mi piace questo brindisi. Salute! Salute!